Mamma, è successa una cosa assurda. Il cane non c'è, non lo troviamo. Io non lo so, anche voi lasciate il cancello aperto, porco cane. Dai, muoviamoci, muoviamoci. Andiamo, andiamo. Buon day! Benvenuti in questo nuovo video vlog. Lasciate già un bel mi piace. Sto riuscendo a non saltare neanche un video, perché ricordate che ogni 2 giorni esce un nuovo video. Mi raccomando, attivate la campanellina. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. E come al solito, se siete nuovi iscritti, se vi state per iscrivere in questo momento, commentate con hashtag nuovo iscritto, perché vi metterò un cuoricino e vi darò il benvenuto personalmente nella Barbuz Family. Come ogni mio video, per iniziarlo al meglio devo bere un caffè. Ok, ora che ho bevuto il caffè, come al solito, sono pronto per iniziare questo vlog. Vi ricordo che se volete le felpe come le mie, hashtag pedacolo, le trovate in descrizione. Nel primo commento c'è il sito con tutto il merchandising, le t-shirt unisex e le felpe di ogni colore. Allora, adesso volevo farvi salutare dal mio cagnolino. Volevo andarci a giocare un po' in questo vlog, che ho scoperto che c'è un'applicazione che permette tipo di tradurre quello che dici per i cani. Non so se funzioni davvero, però volevo provare. Tutti ormai conoscete Spillo, il mio cagnolino, perché, cioè, per chi mi segue su Instagram lo metto praticamente tutti i giorni. Se non mi seguite, andate a seguirmi, Giuseppe_basso_barbuto. E ora andiamo dal mio cagnolino Spillo, che facciamo questo video. Pillo, Pillo, poi hai visto il cane? No, lo scorso era di là. No, io non l'ho visto. Era fuori? No, fuori non c'è. Fuori non c'è. Pillo, sarà su di mia sorella, sicuro. Oh, Marti, ciao Marti, com'è? Dai. Hai visto Spillo? No. Non è qua? Non lo trovo. Sarà in camera mia. Andiamo adesso in camera mia. La mia cameretta. Con tutti i vostri cartelloni ovunque. Non c'è neanche qua, raga. È un casino. C'è il cancello aperto. C'è il cancello aperto. C'è il cancello aperto. Però anche se c'è. Di solito quando c'è il cancello aperto Spillo non esce mai. No, raga. È sparito il cane, è scappato il cane, mi sa. Marti, quando sei rientrata da scuola hai lasciato il cancello aperto? C'è il cancello aperto? È inutile che vai a controllare. C'è il cancello aperto. Se il cane è scappato, secondo me è uscito. Andiamolo a cercare. Dai, muoviti, mettiti le scarpe, andiamo a cercare il cane. Marti, hai lasciato il cancello aperto. Ah, questo doveva essere un vlog normalissimo, doveva essere un vlog felice. E io ho paura di aver, cioè io ho paura di aver perso il cane, ho paura che sia scappato. Ma anche te, ma perché lasci il cancello aperto? Adesso dove lo andiamo a cercare sto cane? Cioè, non è che le strade sono tante, però metti che qualcuno l'ha rubato, cioè se l'è preso, non so, l'ha visto per strada e l'ha rubato. Non ce l'ha il collarino col numero attaccato? No. Ah, raga, dovete sapere che comunque io non abito coi miei, no? Quindi, cioè, non so se il cane abbia il collarino o meno. Però non è che può essere andato chissà quanto lontano. Da quant'è che sei arrivata da scuola? L'ultima volta che è scappato è venuto qua, che c'è un prato enorme. Quindi il primo posto dove andiamo a cercare è qua, sperando di trovarlo. Spillo! Spillo! Se non lo troviamo, cosa facciamo? Non lo so. Dobbiamo trovarlo per forza. Di solito qua vengo quando ci faccio i giri col cane, quindi magari è venuto qua. Spillo! Sì, però anche te, lasciare il cancello aperto. Giuro, non me ne sono accorta. Ho capito, però un po' più di attenzione. Cioè, abbiamo un cane. Qua non c'è. Andiamo a vedere da un'altra parte. Continuiamo a camminare. Cioè, la strada è solo una. Quindi o è andato dritto o se l'hanno portato via. Si è sentito abbaiare. No, è il cane di quello là. Ah, il problema è che qua è pieno di cani, quindi cioè io mi prendo bene che magari sento abbaiare, però logicamente non è nostro. C'è mia sorella poverina che è lì tristissima, perché comunque il cane è suo e di mia mamma, ed è quella che ci soffre di più. Poi logicamente magari si sente anche in colpa perché il cancello aperto l'ha dimenticato lei. Marti, cosa facciamo? Io quasi quasi vado a fare un altro giro a cercarlo, non so. Proviamo a andare. Però non c'è a casa nessuno, papà è uscito. E se torna il cane non trova nessuno?
sempre che torna il cane. I cani tornano sempre, Marti. Ho capito, ma cioè, metti che, non lo so, adesso è tipo nel prato e gli sta succedendo qualcosa e non lo troviamo. Cioè, io aspetterei ancora un po'. Aspettiamo la mamma. Aspettiamo la mamma, tanto la mamma dovrebbe arrivare adesso. Sì. Non risponde al telefono, ho chiamato, non risponde al telefono, cioè è un'emergenza, se io avessi bisogno mia mamma non risponde. In macchina. Che situazione, raga. Comunque interrompo un attimo il vlog perché cioè comunque mi è sparito il cane, quindi adesso vado a cercarlo. E allora esco io a cercarlo, te resti a casa in caso dovesse tornare, va bene? Mamma, è successa una cosa assurda. Il cane non c'è, non lo troviamo. Non l'hai portato te in giro? Ma se sono andata a lavorare? Non c'è più il cane. Martina ha lasciato il cancello aperto e non c'è più il cane, è sparito. Ma sì, dai. Te lo giuro, non è uno scherzo, te lo giuro, non c'è più il cane. Filo. Non c'è. No, ma non c'è. In giro, controlla, non c'è il cane. Non è uno scherzo. Oggi. Oggi pomeriggio, non ci fate a casa. Siamo andati a cercarlo, siamo andati. Non c'è il collarino? Ti giuro, mamma, non c'è più il cane. No, niente, andiamo a cercarlo di nuovo. Ma se andiamo a cercarlo tutti, sono già andato a cercarlo io, non l'ho trovato. Se torna e non c'è nessuno a casa? Non c'ha il collarino col numero di telefono? No, è quando in casa di solito il cancello non è aperto. Scusa, eh. I biscottini. Andiamo, il biscottino al rumore, qualcosa. Andiamo. Io non lo so, anche voi lasciate il cancello aperto. C'è pure la strada. Dai, muoviamoci. Andiamo. Apri il cancello. Andiamo. Sì, ma la telecamera lasciala qua. Cazzo, ti porti questa telecamera? Anche quando... Filo! Mamma, io non c'ho voglia di venire, torno a casa. Vai a cercarlo da sola. Non ho voglia di venire, vai a cercarlo da sola il cane. Ma sei scemo? Ciao. Sei scemo. Mamma, vieni un attimo per favore. Forse ho trovato il metodo per trovarlo. Fermo, Spiro, fermo. Eccolo! Tieni. Ma guarda, Spiro, ti ho cercato. Tranquillo, amore mio bello. Ehi, ma lo potevo scherzo di nuovo, si scherzi. Eh no, ecco, Spiro no, L'amore della mamma. Raga, ho fatto lo scherzo a tutti. Cioè, il cane è sparito. No. Tu sei scemo. Allora, io mi sono presa male. Beh, ci mancherebbe pure che non ti prendi male. Ho capito, ma se... No, amore mio. Sto deficiente. Cosa c'è? Cioè, scusa, mi è fatta pure sentire in colpa che pensavo di aver lasciato il cancello aperto. Ma sei scemo? Il cane no. Cioè, no, basta. Cioè, no. Non è una cosa possibile questa, che ogni volta mi fai sti scherzi nuovi. Dai, mamma, vieni qua. Ma che vieni qua? Mi fai sempre prendere i colpi. Oh! Ma sì. Mi fai venire un infarto te qualche volta. Ma lo sai che quando c'è il cancello aperto Spiro non esce? Non è mica vero. Non è vero che non esce. Esce però poi viene davanti al cancello di solito. Però io che ne so che non gli è successo niente a sto cane. Scusa. Non ho capito. Raga, è uno scherzo. No, è uno scherzo. No. Cioè. È uno scherzo. Ma dove l'hai messo il cane poi? In cantina. No. Ma non è stato tanto, cioè ogni tanto lo facevo uscire. Io amore. Sfillo. Sfillo. Sono scherzi da fare questi, eh. Ah raga, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag Spiro scomparso. Questo era tutto uno scherzo, io ho fatto finta fin dall'inizio per far prendere male mia sorella, perché sennò se mi avesse visto magari in qualche modo ridere così avrebbe capito subito, perché ormai mi conoscono. Quindi ho fatto finta anch'io di essere preoccupato per il cane, ma in realtà era tutto uno scherzo che ho architettato io. Ho nascosto il cane giù, ok?
e gli ho fatto credere che fosse scomparso lasciando il cancello aperto e facendo sentire in colpa mia sorella. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se avete visto il video fino alla fine commentate con hashtag fino alla fine. Noi ci vediamo tra due giorni, perché ogni due giorni esce un nuovo video. Ciao! Questo è stato davvero cattivo oggi, questo era un bello scherzo. Raga, non mi parleranno più. Basta.